Gli studenti del liceo Cotugno, dopo la sentenza del TAR, andranno a settembre divisi nei MUSP messi a disposizione dal Comune dell'Aquila e Colle Sapone, ma non è ancora stato individuato un luogo dove realizzare il nuovo istituto. Si è svolto in provincia ieri un tavolo di lavoro tra le amministrazioni provinciali e dirigenti scolastici degli istituti superiori dell'Aquila. All'incontro sono intervenuti anche dirigenti dell'ufficio scolastico provinciale e regionale. Il presidente Angelo Caruso, accompagnato dal consigliere provinciale con la delega all'edilizia scolastica Calvisi, ha approfondito tutti i procedimenti in corso e pianificati per mettere in sicurezza le scuole in relazione a tutte le criticità che ci sono. È stato illustrato il progetto d'abbattimento e ricostruzione dell'istituto Ipsiasar. L'altro appalto di ricostruzione da avviare nel corso del 2018 riguarda invece l'edificio ex ITAS e poi si è parlato anche degli interventi di adeguamento antincendio e manutentivo sugli edifici da Aosta, Colicchi e Bafile per complessivi 2 milioni di euro. Il caso più spinoso resta ovviamente quello del liceo Cotugno a Pettino in via Leonardo da Vinci. Alla luce della sentenza del TAR si provvederà a mettere una parte di studenti nel polo scolastico di Colle Sapone, come del resto è avvenuto già nell'anno scolastico appena concluso, e una parte potrà contare invece sui MUSP che il Comune dell'Aquila ha messo a disposizione. Sull'edificio di Pettino si avvieranno i lavori sui corpi F e G e a seguire sui corpi A, C, D e E, con l'obiettivo di riportare la sede alla piena agibilità. Sui tempi però non si può dire nulla, si spera che i lavori inizino subito dopo l'estate, così da riavere la struttura almeno per gennaio 2019. Entro il mese di settembre però dovrebbe essere individuata anche l'area dove costruire il nuovo Cotugno con 13 milioni di euro già stanziati, ma per ora non c'è neanche un'idea precisa su questo, perché la pianificazione urbanistica aspetta il Comune, che però ancora non ha deciso. Sul tavolo ci sono proposte di cui si è parlato già nei mesi scorsi, Villa Gioia, Colle Maggio. È ovvio che studenti e insegnanti vogliono una soluzione e la vogliono al più presto, come dice anche il Comitato Scuole Sicure.